Benvenuti, siamo con la professoressa Daniela Lucangeli, ordinario di psicologia dell'educazione e dello sviluppo presso l'Università di Padova, presidente della sezione sviluppo dell'Accademia Mondiale delle Scienze e Learning Disabilities, IALD, presidente dell'Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la Ricerca sulla Situazione di Handicap, CNIS, nonché socio di numerose associazioni scientifiche internazionali e nazionali nell'ambito delle scienze dello sviluppo. Benvenuta, professoressa. Grazie, grazie Fabio, buongiorno. Professoressa, una battuta iniziale gliela devo rubare, perché da un suo commento, un suo articolo, un articolo che l'ha citata, è nata un po' una discussione sull'introduzione di una nuova figura che sarebbe il personal educator. Ci spiega un attimo questo aspetto? Fabio, è da qualche settimana che mi tormenta questa battuta. È stata una battuta non soltanto così ilare, ma anche da condividere con tutti, quando con Dario Janes ad un certo punto in un webinar in cui ci siamo detti, sono tanti anni che stiamo discutendo della scuola inclusiva, della personalizzazione, io ho detto, senti Dario, vorrei quasi che invece di parlare sempre dei personal trainer si parlasse dei personal educator, ma ho fatto una battuta, come dire, è talmente tanto ovvio che un educatore può essere solo educatore di un essere vivente intero, che chiamiamo persona e personalizzazione del sistema, che ogni altra, diciamo, modalità di leggere l'educazione, la scuola, mi sembra da non affrontare neanche. Quindi grazie che mi fai questa domanda, era una battuta per sorridere insieme sul fatto che se dobbiamo arrivare a dei paradossi per portarci a riflettere su quanto a volte scivoliamo nelle bucce di banana nel sistema quotidiano di discussione anche sulle nostre questioni educative di base, ecco, forse non è il caso di sprecare energia e ridendone, pensavo di fare cosa buona e giusta, invece evidentemente ho generato queste domande, ma davvero la Lucangeli vuole? No, io era per far riflettere che abbiamo bisogno proprio di un'educazione che torni a guardarci a tu per tu. Ecco, io l'ho fatto a mo' di difesa della categoria, essendo pedagogista, un po', ecco, c'è già la figura del pedagogista. Figurati, per me era come dire, talmente tanto evidente che tutto potevo immaginarmi, meno che questo avrebbe generato discussione, ma ben venga la discussione, anche perché così si capisce, se mi permetti, la differenza tra la relazione umana del guardarsi e parlarsi, in cui i toni della voce e lo sguardo modulano le parole, e le trascrizioni fredde. Le trascrizioni possono non far percepire il significato profondo, avrebbe detto Chomsky, di ciò che viene comunicato. Quindi il significato profondo è sorridiamo del fatto che non dobbiamo dimenticare questa base comune che mette insieme chi si occupa di educazione e chi si occupa di psiche, e che cioè tu sei il mio fine, non è tutto uguale per chiunque rientri in questo fine. Se tu nella scuola sei il mio fine, l'attenzione alla persona è una condizio sine qua non. Ecco. Allora, partiamo con il vivo della nostra intervista, perché volevo partire con lei facendo un punto di situazione, ovvero, nonostante le tante attività di formazione e sensibilizzazione su un approccio positivo con gli alunni, che tenga conto anche della sfera emotiva e del supporto necessario, quello che lei chiama la warm condition, la scuola italiana su questo tema è ancora a macchia di leopardo. Cosa è necessario affinché questo approccio diventi strutturale? Guarda, a macchie di leopardo io mi sono messa una maglia a macchie oggi perché devo parlare di questo tema in più occasioni. Allora, c'è da un po' di tempo maggiore chiarezza sul fatto che le emozioni non sono un fattore indipendente né dall'apprendimento né dalla salute complessiva che il tempo a scuola determina. Cioè, riassunto, la warm cognition ci dice: noi non apprendiamo soltanto con sistemi cognitivi che i neuroscienziati chiamano dipendenti dalle cortecce associative, quindi dagli apprendimenti, diciamo,
cognitivi base, prestazionali attraverso la memoria, l'attenzione, eccetera, ma abbiamo delle forme di apprendimento molto più profondo. E questo apprendimento profondo della nostra specie, che non è prestazionale, non è passivo, non è, ma è di elaborazione dell'informazione che diventa intelligenza, passa attraverso strutture neurali che si chiamano sistema limbico, cioè il sistema che riconosce e segnala se ciò che sto apprendendo è appreso, diciamo, bene o appreso con segnali di allerta. Quindi tante volte ho detto che se io mentre studio con ansia, l'ansia è un'intelligenza antica che il mio sistema limbico mi rimanda e che mi dice scappa da di là perché non ti fa bene. Riassunto, come mai la scuola è a macchia di leopardo? Perché è un cambio di paradigma. Perché significa che dobbiamo abbandonare quello classico da cui la scuola forse ha preso origine, la scuola italiana almeno, come la conosciamo, cioè io ti insegno, tu apprendi, io verifico, è il circolo classico dell'insegnamento-apprendimento che da, non so, decine d'anni stiamo dicendo non corrispondere a come funziona il nostro sistema, no? Il nostro cervello, la nostra intelligenza. Anche emotiva, perché? Perché noi non siamo dei frigoriferi in cui le informazioni possono essere mantenute quanto più corrette, quanto meno elaborate, bensì noi siamo dei trasformatori e nel trasformare l'informazione, quello che dici tu modifica me, ma mi modifica sia attraverso una segnalazione, diciamo, cognitiva, prendi questa informazione nuova, ma anche un'informazione calda, emotiva. Questa informazione mi piace, mi genera curiosità, interesse, motivazione. Oppure calda nel senso di dire ai 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 ai, qui c'è un guaio, c'è un giudizio che mi mette in difficoltà. Questa segnalazione antica, e qui chiudo, è il segnale che il cervello limbico dà all'intelligenza e alle cortecce associative di scappa o cerca ancora. E di qui il mio discorso serio alla scuola, ai colleghi che si occupano di scuola, è tutto questo non è parere di qualcuno, compresa me. Tutto questo è quello che le evidenze stanno portando del funzionamento di specie. Quindi in tutti noi le emozioni regolamentano il flusso del vivere, soprattutto in termini di benessere e malessere, di salute del processo. Quindi la scuola è fonte di salute alla mia intelligenza, alla mia persona, al mio sentire. O è fonte di malessere? Questo è un po' il dibattito che non può continuare ad essere, diciamo, sotterraneo, perché da un punto di vista di ricerche esplicitamente, come quando io apro gli occhi, sono gli occhi che vedono, ecco, quando io apprendo sono le emozioni che sento. Quindi non è che è parere di qualcheduno, e quelle emozioni lì tracciano le memorie e le memorie tracciano il futuro. Ecco, resto un po' sulle sue parole, perché tra gli alunni aumenta la sofferenza verso un approccio educativo basato sulla mortificazione. Diciamo che è un approccio passivizzante, giudicante e non di supporto. L'ansia scolastica viene vissuta già in tenera età, tra aspettative dei genitori e difficili rapporti con gli insegnanti. Come abbassare la conflittualità e dare la giusta serenità agli studenti nel percorso di apprendimento, sviluppando il modello che spesso lei richiama della curiosità epistemica? Allora, è ancora in corso un dibattito non risolto all'interno, diciamo, di coloro che si occupano di scuola in varia natura. E questo dibattito è: io quando sono magister non mi devo occupare di se tu stai bene o non stai bene, perché la scuola non ha un fine curativo, ma un fine di insegnamento. Quindi io mi devo occupare che tu sappia queste discipline con la correttezza con cui le devi conoscere per poter avere delle prestazioni, anzi delle competenze che sono durevoli, adeguate e che diano a te la possibilità di migliorare le tue funzioni, la tua intelligenza.
Quindi questa visione che cosa intende? Intende che in fondo tutta l'attenzione agli aspetti che chiamano psicologici, come se l'apprendimento non lo fosse, l'intelligenza non lo fosse, tutti gli aspetti psicologici che in realtà sono gli aspetti emotivi, come mi sento, non soltanto come elaboro, ma come mi sento, ecco, non siano compito del docente. Ma siccome il docente entra a svolgere un ruolo magister nell'età del neurosviluppo in cui per filogenesi è fondamentale il modello significativo di riferimento per formare l'immagine di se stessi come competenti, come adeguati, come intelligenti, come benvoluti, come inclusi, ecco. È fondamentale che questa parte della riflessione a me spetta insegnarti si arricchisca del fatto che per insegnarti e non mettere nella memoria passiva valutata e basta, io sono un umano che ha a che fare con un umano che ha delle caratteristiche in cui mentre apprende anche sente. E questo non è che perché io non voglio, non accade. Quindi dobbiamo ampliare il nostro paradigma di conoscenze per essere chi lascia il segno. Altrimenti tutti lo nasconderemo, ma tutti siamo vittime di figli che tornano in lacrime, di insegnanti che tornano affaticatissimi e in lacrime, di sistemi che non si comprendono, perché l'umanità è questa. L'umanità ha delle funzioni, diciamo, di decisione razionale e delle funzioni di decisione senziente. Quindi non è che perché il mio compito è insegnarti storia, matematica o grammatica, il complemento di termine, nel mentre io te lo sto insegnando, non sto anche passando un messaggio a te che ti dà rispetto, dignità, competenza, debolezza, vulnerabilità, esclusione. Quindi questo processo non è il eliminabile, non è eludibile. Anche se io vorrei semplicemente insegnare informazioni, l'altro, siccome è un umano, accanto alle informazioni prende tutto il resto. Quindi questo sarei anche stanca di continuare a ripeterlo, perché non è una posizione personale, capisci Fabio? Non è una posizione che può essere messa in discussione. Metterla in discussione significa spostare il ragionamento da un ragionamento ben fondato su come funziona la psiche dell'umano a un ragionamento, diciamo, di tipo ideologico. Sono d'accordo o non sono d'accordo? Ma io posso anche non essere d'accordo, ma funziona lo stesso così. È quello che vorrei, far capire. Posso anche non essere d'accordo ideologicamente, ma il fatto che io non sono d'accordo non modifica come funziona il cervello umano e come funziona in quell'età in cui i nostri figli sono affidati ai magister, ai docenti. Allora, Ah, continuiamo con mi dicevi la curiosità la epistemica, curiosità quindi non epistemica, sì. distratta perché la tua domanda era troppo ampia. Che cosa c'entra in tutto questo la curiosità epistemica? C'entra perché il principio di specie che fa sì che io sono in qualche modo collegato alla figura significativa di riferimento non è solo affettiva, e qui cito tutte le ricerche sull'attaccamento, eccetera, eccetera. Non è solo psicosociale, tutte le ricerche su te, modello significativo, eccetera, ma anche cognitiva. Perché? Perché c'è un bisogno innato di sapere che si chiama curiosità epistemica. Questo bisogno innato di sapere attribuisce a te che sai una potenza di aiuto tale che sprecarla, io dico, non è etico. Quindi, poiché abbiamo, cerco di fare un riassunto veloce, sia componenti cognitive che componenti di specie sociale, che componenti emozionali che portano questa fortissima funzione di modello significativo nelle mani dei docenti, ecco, io direi approfittiamone perché vuol dire che possiamo molto come differenziali di sviluppo.
Ecco, andiamo su un altro tema caldo, che oggi è molto dibattuto, che riguarda l'uso dei dispositivi digitali e dei social tra i ragazzi, sia questi a scuola che in famiglia. Alcuni esperti hanno lanciato un appello per introdurre un divieto al loro accesso legato all'età dei ragazzi. In una società dove la tecnologia ci isola sempre di più, quanto è importante mettere dei limiti oltre ad avviare un'educazione sul corretto uso del digitale? Allora, questa domanda vale 100 domande, quindi adesso cerchiamo un attimo di guardarle almeno a volo di rondine, così da là. La prima domanda, che è implicita, è collegata a quella che tu mi hai fatto, no? Della curiosità epistemica. Perché? Perché la curiosità epistemica è il desiderio naturale di sapere. E la parola desiderio la collego a tutte le riflessioni sulla tecnologia. Come te le riassumerei queste riflessioni? Siamo in un mondo che sviluppa e svilupperà tecnologia, e quindi come bisogna conoscere cosa fa la tecnologia? Bisogna conoscere l'impatto che questo cambiamento ha su una specie umana che da milioni di anni evolutivi non l'aveva mai incontrata prima questa. Per esempio, un impatto forte è quello con cui tu hai concluso la domanda, no? Siamo sempre più soli. C'è una ricerca molto importante che dimostra che l'emozione che nell'età più iperconnessa che ci sia mai stata tecnologicamente, perché ci possiamo connettere in istanti a tutto e a tutti, in questa età, nell'occidente del mondo, l'emozione più diffusa per bambini, adolescenti, adulti, anziani sia la solitudine. Allora i ricercatori dicono: come mai se siamo connessi siamo soli? E sono costretti ad ammettere che la distinzione tra processi naturali e processi artificiali è una distinzione da comprendere. Se io da sempre ho bisogno della luce del sole, in questo momento posso usufruire della luce del neon artificiale. Perché? Perché mi consente di parlare con te. Ma se io sostituissi la luce del sole con la luce artificiale, probabilmente sprogrammerei, quindi danneggerei le modalità con cui, proprio per leggi di natura, io ho salute. Riassunto, di cui il ragionamento dei ricercatori è che cosa determina una vita artificiale di relazione, cosa determina una vita artificiale di connessione, cosa determina una vita artificiale, una marea di cambiamenti. Quindi, dal discernimento di ciò che è vero a ciò che non è vero, a ciò che è amico e ciò che non lo è, a ciò che eccetera, 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 il dibattito sarebbe talmente ampio che io mi ritraggo. Riassunto. A questo punto la questione è: basta vietare per educare il processo di crescita in un tempo in cui la tecnologia è anche risorsa, non solo danno? Le risposte: vietare significa allontanare nel tempo l'esposizione, allontanarla nel tempo quando le risorse sono più mature, sia delle funzioni cerebrali, sia anche dei contesti sociali. Quindi il dibattito, che non è il mio, te lo sto semplicemente riassumendo, di coloro che dicono no, siccome ha tutta una serie di fattori di rischio, dai campi elettromagnetici al circuito della ricompensa, non lo diamo finché non abbiamo raggiunto la maturità, e l'altra parte che aggiunge: ma oltre al non esporre quando è condizione di rischio, dobbiamo educare il fattore di corretto utilizzo di strumenti potentissimi. In questo educare il corretto utilizzo di strumenti potentissimi si apre anche qui un fiume di ragionamenti da fare. Di che cosa mi piacerebbe parlarti in questo momento, collegando le tue domande? Che torna il termine desiderio, cioè nelle ultime ricerche che sto studiando risulta chiaro che la differenza tra dipendere e non dipendere da qualcosa, che sia il gioco, che sia
un diction chimico o che sia la tecnologia, dal dipendere o non dipendere, la differenza la fa il desiderare. E che cosa ci spiegano i ricercatori? Che il processo del desiderare è un processo di intelligenza limbica antico in cui io, in un certo senso, chiamo il futuro nel presente, il desiderio chiama il futuro nel presente ed è capace di discernere ciò che si desidera. Quando invece si dipende, noi non abbiamo la potenza di discernere e non abbiamo la condizione di chiamare il futuro nel presente, bensì di ripetere il passato costantemente, in cui non siamo liberi di modificare perché dipendiamo, e questa dipendenza ha alterato quello che si chiama circuito della ricompensa, cioè un circuito limbico in cui in qualche modo il cervello è abituato a ricompensarci dicendo bene per te ogni volta che ci spinge a cercare la stessa cosa. Ecco che nel momento in cui io dipendo dalla tecnologia, noi siamo appunto dentro una sorta di ruota che non ci consente di desiderare altro. Riassunto del riassunto, e qui finisco, io concordo con i ricercatori e con gli scienziati che ritengono che la tecnologia si è infiltrata nella crepa lasciata dal vuoto dell'educazione che abbiamo lasciato al desiderare di stare, di capire, di comprendere, di aumentare, di migliorare, di riuscire, di sbagliare con te a fianco. Cioè questo desiderare epistemico che tu hai citato, che è un po' il fondamento della scuola magister che mi piacerebbe tanto. Quindi la tecnologia ci sostituisce se noi non siamo magister. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda che però è legata anche a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Lei in un suo intervento ha parlato dell'importanza della socializzazione, portando come esempio il mondo animale, ed in particolare le dinamiche degli stormi, il cui studio è stato uno degli elementi che hanno portato all'assegnazione del premio Nobel a Giorgio Parisi. Ci spiega queste dinamiche e quanto è importante per i nostri ragazzi l'interazione in presenza? Allora, sempre le tue domande sono troppo grandi. Io citavo lo studio sugli stormi perché? Perché ad un certo punto a volte non so più come arrivare a dare delle metafore adeguate ai processi di cui parliamo con fondamento scientifico. Quindi, che noi siamo una specie sociale, che noi siamo tutti interconnessi, che questa interconnessione fa sì che come io inspiro ciò che tu hai espirato, io porto nei miei circuiti cerebrali ciò che tu mi hai raccontato, detto, quindi che una classe sia una struttura inclusiva, che respira la stessa aria ma che pensa gli stessi pensieri, la stessa intelligenza, che questa intelligenza sia distribuita. L'ho detto talmente tante volte che per spiegare come questo non è, e torniamo a un fattore, a cui possiamo attribuire un sono d'accordo o non sono d'accordo, ho adoperato l'esempio dello stormo. Lo stormo che cos'è? È un sistema inclusivo in cui tutti gli animali che appartengono allo stesso stormo, e facevo l'esempio delle anatre in volo, ecco, sono animali che hanno un cervello che riconosce e codifica addirittura la forza del battito d'ali sincronizzato con gli altri con gli altri del proprio gruppo. Quindi nel momento in cui una di queste creature si affatica e non riesce nel volo, il capo branco che sta guidando il volo in quel momento e che nella mia metafora è il magister, è l'adulto che sta accompagnando, sente la debolezza e comanda con il battito d'ali a coloro che sono in grado di portare un supporto, di andare ad aiutare chi è in difficoltà. Quindi in questo, che è uno dei tantissimi esempi che appunto sono stati messi in luce come intelligenze di stormo, io ho fatto la domanda che mi veniva spontaneamente simile a quella del personal educator per fare un paradosso,
E ho detto, ma noi come madri, come padri, come magister, come insegnanti, ci comportiamo da gladiatori in guerra o da capostormo? Perché se siamo un capostormo, immediatamente prestiamo il nostro aiuto perché chi è debole ce la faccia. Se invece siamo un gladiatore, cioè siamo nel giudizio continuo, nella condanna continua, nella ripetizione continua del tu devi e non capisci, allora non siamo nel modello di un sistema incluso. Ora, uno su questo può dire sono d'accordo o non sono d'accordo, ma gli esseri viventi della nostra specie così funzionano. Dall'inizio alla fine ti ho ripetuto lo stesso concetto, in fondo, no? Con domande molto differenti. Che noi riteniamo di essere d'accordo o non d'accordo è ininfluente perché il sistema vivente di un bimbo che cresce ha bisogno di un capostormo e non di un gladiatore. Altrimenti non evolve la propria fioritura, ma tutt'al più reagisce diventando forte perché il suo desiderio è eliminare il gladiatore, no, o diventare un altro gladiatore. E così continueremo in questo a esercitare le funzioni che invece di essere salute di un sistema sociale che nell'educazione ha il suo perno, diventa fire to fire, cioè fuoco con il fuoco, che è un po' quello che sto vedendo accadere a tanti livelli, non soltanto certo dell'educazione. Grazie professoressa Locangeli per essere stata con noi. Grazie Fabio, grazie a voi.